Ciao ragazzi, in questa lezione parliamo di mari e coste, da pagina 132 a 138 del vostro libro e 152 a 153. Partiamo da pagina 133, ovvero le parole della geografia. La costa è la linea di contatto tra il mare e la terraferma e ci sono due tipi di coste, coste alte e coste basse. Le coste alte e rocciose si hanno quando i rilievi giungono fino al mare. Alcune sono rettilinee con scogliere, altre invece sono frastagliate, con rientranze ampie e profonde, i golfi, e parti di terra che si allungano sul mare, le penisole più lunghe e i promontori più brevi. Queste sono tutte definizioni che dovete memorizzare. Quindi, golfi, guardate magari bene anche l'immagine che avete sul vostro libro di testo. E vi anticipo la differenza tra le penisole e i promontori. In entrambi i casi abbiamo dei lembi di terra che si spingono verso il mare e sono bagnati da tre lati dal mare, mentre un lato è invece attaccato alla terraferma. Le coste basse possono essere rocciose, ma più spesso sono coste sabbiose, create dai detriti trasportati dai fiumi. In basso vedete le differenze tra una costa alta e una costa bassa. Di fronte alla costa si trovano le isole, parti di terra emersa circondate dal mare. Poi, sempre in basso, a pagina 132, trovate varie definizioni. Io ho provato un attimino anche a mettervi delle immagini in modo che fosse più chiaro. La falesia è una costa alta che scende a picco su spiagge strette, dove si accumulano i detriti che cadono dall'alto. Quella che vedete in basso è una falesia, sono le Cliffs of Moher in Irlanda. I fiordi invece sono valli strette e lunghe, modellate dall'azione dei ghiacciai nelle aree vicino alla costa, che con il disgelo è stata invasa dal mare. Quello che vedete è un fiordo in Norvegia, quindi scavato dai ghiacciai e poi con il disgelo invaso dal mare. Le baie invece sono piccole insenature che si creano tra penisole e promontori, dove le onde col movimento accumulano sabbia e ghiaia. Come in questo caso abbiamo una baia che è più piccola rispetto a un golfo. Questa in particolare è una baia della Sicilia. Poi la duna è un mucchio di sabbia presente sulle spiagge che può cambiare forma e posizione a seconda del vento, con l'azione del vento. Il lido è una lingua di sabbia, qui è più chiaro probabilmente da questa immagine, è una lingua di sabbia che si forma vicino alle foci dei fiumi quando l'acqua dolce fatica ad arrivare al mare, quindi si crea appunto questo lembo di sabbia. La laguna invece, come quella che vi ho messo qui in foto, in questo caso si tratta di una laguna in Islanda, è un bacino poco profondo di acqua separata dal mare che si crea quando dune e lingue di sabbia chiudono tratti di mare, quindi racchiudono dei tratti di mare al loro interno. L'arcipelago invece è un insieme di isole vicine tra loro, questo è l'arcipelago della Maddalena in Sardegna. Passiamo ai movimenti del mare, a pagina 134, cioè in che modo il mare modifica il paesaggio costiero. Allora, i movimenti per quanto riguarda il mare sono onde, correnti e maree. Le onde sono movimenti provocati dal vento sulla superficie dell'acqua. Il vostro testo, spiega in dettaglio cosa caratterizza le onde. Leggete bene questa parte. Comunque da memorizzare la cresta, che è la parte più alta per quanto riguarda l'onda, il cavo dell'onda, che invece è la parte più bassa, e la distanza tra la cresta e il cavo è detta altezza dell'onda, mentre la distanza fra due creste successive è la lunghezza dell'onda. Poi parliamo di correnti, cioè movimenti di grandi masse d'acqua che possono scorrere in superficie o in profondità dei mari o degli oceani, e
Le maree invece sono dovute, sono innalzamenti e abbassamenti periodici del mare, sono dovute all'attrazione della Luna e del Sole. Vediamoli nello specifico, appunto, parliamo di alta marea e bassa marea, quindi a causa dell'attrazione si alternano ogni 6 ore. Vi ho messo un'immagine che sul vostro libro non c'è. In questo caso la Luna, nel momento in cui attrae l'acqua verso di sé tramite questa forza gravitazionale, provoca alta marea in questo punto, che è il punto A, ma la provoca anche dall'altro lato, nel suo punto opposto della Terra, e nel punto B, chiaramente nel suo punto opposto, avremo bassa marea e viceversa. Quindi ogni 6 ore questo cambia, anche perché sapete che la Terra ruota su se stessa, quindi ovviamente questi punti si alternano ogni 6 ore. Le correnti invece abbiamo detto che possono essere calde o fredde e dipendono dall'azione di vari fattori come le maree, i venti, la pressione atmosferica o anche la differente densità e temperatura dell'acqua. Quella che vedete in basso è una carta che riguarda la corrente del Golfo, che è una corrente che viene dal Golfo del Messico, dove il clima, l'acqua è più calda, perché ci troviamo vicino al Tropico del Cancro, e questa corrente di acqua calda va a toccare il nord dell'Europa, quindi influenza il clima del nord Europa, che altrimenti sarebbe molto più freddo. Per quanto riguarda il modellamento delle coste, avviene tramite l'erosione e la sedimentazione. L'erosione è la demolizione dovuta alla forza del mare e del vento, quindi vedete nell'immagine l'onda batte contro la roccia e ne stacca dei frammenti, provocando delle frane, provocando dei crolli, e questo chiaramente modifica il paesaggio costiero. La sedimentazione invece avviene quando il mare non riesce a disperdere detriti che si accumulano, detriti da parte del mare, dei fiumi, e quindi li fa avanzare colmando queste insenature, quindi formando delle spiagge. Vediamo nel dettaglio: l'erosione avviene quando i fondali sono profondi e le onde del mare appunto erodono la roccia. È in questo modo, tramite queste frane, questi crolli e queste trasformazioni, che si formano ad esempio i promontori. I promontori sono questi speroni di roccia che si insinuano nel mare. Allora, l'azione di erosione può formare degli archi, e qui vi ho messo delle immagini, e quando la parte superiore dell'arco è troppo fragile, troppo sottile e crolla, possono formarsi dei faraglioni. Ovvero proprio delle rocce a sé stanti che si trovano nel mare, nell'oceano. Sempre le falese erose da questo procedimento possono portare alla formazione di grotte. Tante volte le grotte portano a delle frane, proprio perché indeboliscono la struttura, della costa. Se il mare asporta, tira via più materiale di quanto ne depositi, le spiagge arretrano e l'erosione costiera avviene quando c'è una diminuzione dell'apporto dei materiali dei fiumi, quindi i fiumi non portano più la stessa quantità di detriti, oppure sono edificati moli portuali o scogliere frangiflutte, che determinano l'arresto, cioè frenano la deposizione della sabbia. Le scogliere frangiflutto, magari le avete già viste, sono quelle scogliere create dall'uomo proprio per proteggere le coste dall'avanzamento del mare. E l'urbanizzazione della costa, ovvero nel momento in cui le strutture balneari, i palazzi vanno a sostituire la vegetazione spontanea, anche questo porta a un arretramento delle spiagge. La sedimentazione invece avviene quando il mare è poco profondo e quindi non riesce a disperdere i materiali trasportati dai fiumi, che quindi si depositano. In questo modo si creano queste coste basse, piatte, sabbiose,
oppure in qualche caso possono crearsi delle lagune, ovvero questi bacini separati dall'acqua che, se non trovano sbocchi, possono anche prosciugarsi. Poi, come abbiamo visto, quando il mare è poco profondo, quando il mare non è caratterizzato da grandi correnti, si creano delle foci a delta, proprio perché i sedimenti si accumulano e avviene quando il mare quindi è più calmo. Mari, coste e isole in Europa. Attenzione a studiare queste parti guardando bene la carta di pagina 137. L'Europa è bagnata a nord dal Mar Glaciale Artico, a ovest dall'Oceano Atlantico e a sud dal Mar Mediterraneo, come in realtà avevamo già visto. Parliamo di tre grandi regioni, una regione atlantica, quindi una regione mediterranea e una regione artica. Partendo dalla regione artica, a nord l'Europa è bagnata da questo mar glaciale artico che a nord della penisola scandinava prende il nome di mare di Barents e le coste di questa regione sono per lo più ricoperte dai ghiacci per la maggior parte dell'anno. Per quanto riguarda la regione atlantica, a ovest la Scandinavia è bagnata dal mar di Norvegia e qui troviamo quel fenomeno di cui vi ho già detto, questi fiordi appunto che vengono ad essere scavati dai ghiacciai e poi si riempiono d'acqua dopo il loro scioglimento. Fra la Scandinavia, il basso piano germanico e la Gran Bretagna si estende il mare del Nord che ha coste basse sabbiose. Attenzione, nella carta queste differenze sono presenti all'interno della leggenda, quindi come vedete quelle in giallo sono coste basse sabbiose, quelle di cui abbiamo visto prima del Mar di Norvegia invece sono alte e rocciose, come si legge dalla leggenda. Poi lungo il canale della Manica, che è questo che divide l'arcipelago britannico dalla Francia, troviamo delle coste invece, delle scogliere, delle falesie. Poi il Mar Baltico invece, che è situato qui, quindi tra la penisola scandinava e il basso piano sarmatico che già avevamo visto, abbiamo in questa zona coste molto basse. Le coste che si affacciano invece sull'Oceano Atlantico sono generalmente basse, a eccezione della Normandia, che è questa regione della Francia a nord, e della penisola bretone della Bretagna, dove troviamo invece delle falesie, quindi queste coste alte rocciose. La regione mediterranea invece a sud si affaccia sul Mar Mediterraneo, che è un mare interno, che è diviso dall'Oceano Atlantico dallo Stretto di Gibilterra che separa la penisola iberica dall'Africa. Le coste per quanto riguarda il Mediterraneo sono per lo più rocciose, frastagliate, ma in certi casi sono anche sabbiose. La parte sud-orientale dell'Europa è caratterizzata dalla presenza del mare Egeo che troviamo qui, che è diviso dallo stretto dei Dardanelli e da quello del Bosforo, dal Mar Nero. A nord del Mar Nero troviamo un altro mare, un piccolo bacino interno, che è il Mar d'Azov. Per quanto riguarda le penisole, in realtà noi le abbiamo già viste, se avete dei dubbi a riguardo, provate a riguardarvele. Comunque ve le mostro sulla carta, c'è la penisola scandinava, la penisola danese, la penisola iberica, la penisola italiana, la penisola balcanica, e la penisola di Crimea, che è questa. Per quanto riguarda isole, arcipelaghi, eccetera, memorizzate quanto è già segnalato in azzurro nel vostro libro di testo, sempre utilizzando la carta, ovvero a nord si trova l'Islanda. Abbiamo le isole britanniche dell'arcipelago britannico che sono Gran Bretagna e Irlanda.
Nel Mediterraneo le isole più importanti sono Sardegna, Corsica, la Sicilia, Malta, che è qui al suo sud, Cipro e Creta. A pagina 152 invece trovate una sintesi di mari, coste e isole in Italia. È molto sintetico, quindi vi direi di memorizzare tutto. L'Italia è una penisola circondata da tre lati dal mare, quindi Mar Adriatico a est, Ionio a sud e Tirreno e Ligure a ovest. Le coste sono molto varie. Per quanto riguarda l'Adriatico, si tratta di un mare poco profondo e troviamo il Golfo di Trieste, il Golfo di Venezia, il promontorio del Gargano e la penisola salentina. In basso vi ricorda di non confondere penisola e promontorio. La penisola, come la penisola salentina, è una parte di terra molto lunga che si estende dal mare, diversamente dal promontorio che invece è più corto. Il terreno è più profondo rispetto all'Adriatico e più ricco anche di golfi, di promontori. Ricordiamo tra i golfi il Golfo di Genova, il Golfo di La Spezia, il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno. E tra le penisole e i promontori ricordiamo il promontorio dell'Argentario, la penisola Sorrentina. Le due grandi isole già viste, Sicilia e Sardegna, mentre le altre invece più piccole sono raggruppate in arcipelaghi, cioè gruppi di isole. Per quanto riguarda l'azione dell'uomo sul mare, bisogna ricordare che in Europa la pesca è ancora oggi un'attività molto importante, in particolare sviluppata nel Mar del Nord e nel Mar di Norvegia. Il Mediterraneo invece è meno pescoso. L'uomo con le sue attività ha danneggiato specie marine e ambiente. Proprio per questo l'Unione Europea ha stabilito delle regole per la pesca in modo da proteggere i pesci più piccoli. L'Unione Europea, la vedremo meglio l'anno prossimo, è un'unione, un'organizzazione fra diversi stati europei che si accordano dal punto di vista economico, politico e così via. Oggi è in crescita l'acquacoltura, cioè l'allevamento di pesci e molluschi in mare. Sulle coste europee è anche presente il turismo balneare, soprattutto nel Mediterraneo. Anche in questo caso è possibile un rischio per l'ambiente che consiste nel fatto che costruendo alberghi, villaggi turistici, questi possono danneggiare il paesaggio. Il mare, inoltre, via di comunicazione. Le navi possono trasportare a basso costo grossi carichi e tra i porti più importanti in Europa, la maggior parte si trovano sulla costa atlantica, in particolare Rotterdam è il principale, si trova nei Paesi Bassi.